Va ora in onda I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Bentrovati. Oggi leggiamo la storia Galleria Fatale a Robiei. Canton Ticino, 15 febbraio 1966. Lavori in corso nella galleria d'adduzione dell'impianto idroelettrico tra la Valle Vedretto e la Val Bavona, la galleria Robiei-Stabiascio-Grier. È notte. Questo è lo scenario di una tragedia sul lavoro che colpisce gli emigranti italiani. Una delle innumerevoli e drammatiche vicende che segnano anche il territorio bellunese. Uccisi da gas tossici, perdono la vita 15 operai italiani e 2 pompieri di Locarno. Dopo 3 anni di lavoro, senza incidenti, che consentono lo scavo di quasi 13 km del tunnel, l'anno prima, a metà 1965, era avvenuta l'apertura del diaframma. Un anno più tardi, quel maledetto 15 febbraio, è prevista l'apertura della saracinesca di scarico che chiude la sezione della galleria a circa 3 km dal portale di Robiei. Se ne occupano i pompieri locarnesi e il capo officina. Tutti e 3 muoiono per asfissia. Altri 14 operai, recatisi sul posto per soccorrere i compagni di lavoro, fanno la stessa fine per la mancanza di ossigeno nel condotto. È il più grave incidente sul lavoro nella Svizzera italiana. A trovare la morte anche 2 bellunesi, Angelo Casanova di Sedico e Valerio Chenet di Roccapietore. Sembra un destino crudele, in ogni disgrazia c'è sempre qualcuno dei nostri, l'amaro commento del nostro mensile Bellunesi nel mondo. Val Vedretto, Robiei, Stabiascio, altri nomi che escono improvvisamente dall'oscurità e vengono ad aumentare le nostre cognizioni geografiche. Accanto a quelli di Matmark, Sasfè, Marcinel, Cariba, riporta la rivista nel suo primo numero uscito il 28 febbraio 1966, a pochi mesi dalla nascita dell'allora Associazione Emigranti Bellunesi. Nomi dai più diversi accenti, ma ugualmente carichi di tristezza e destinati a rinnovare un dolore che va facendosi sempre più acuto ed angoscioso. Nomi che ripropongono, nelle sue tragiche dimensioni, il dramma della nostra gente, costretta a cercare, lontano dalla propria terra, il pane per le famiglie, ben sapendo che, assai spesso, la ricerca di una sicurezza economica è un viaggio verso la morte. Così è stato per Casanova e Chenet. Per capire chi erano questi 2 nostri conterranei tragicamente scomparsi, leggiamo ancora da Bellunesi nel mondo del febbraio 66. Angelo Casanova aveva 44 anni. Fu obbligato a trasferirsi a Sedico in seguito alla costruzione del bacino idroelettrico della Valle del Mis, dove abitava con la sua famiglia. 2 volte vittima del progresso, disse di lui il sindaco di Sedico, una prima volta cacciato di casa, una seconda volta privato della vita. A Sedico aveva un appezzamento di terra e stava sistemando decorosamente la sua casetta. Aveva ripreso il lavoro in galleria da meno di un mese e con qualche anticipo sul previsto, per guadagnare al più presto quanto gli bastasse ad affrontare i suoi impegni e realizzare il suo sogno. Valerio Chenet, il più anziano degli operai italiani, 51 anni. Era uomo di grande rettitudine, preciso, competente, un vero esperto del lavoro di galleria, come ci dissero i suoi amici. Da molti anni ormai viveva in Svizzera, a Masciano, nel Ticino, ma l'aver conservato la cittadinanza italiana indicava in lui il desiderio di ritornare un giorno nel suo bel paese, Roccapietole, fra il Civetta e il Marmolada, dove ancora molti lo ricordano. È stato l'ultimo ad essere trovato nella tragica galleria. Il pensiero di loro, concludeva l'articolo, potrà aiutarci perché la galleria della morte di Robiei non rimanga un freddo e triste ricordo, ma costituisca un impegno di amore e di giustizia, un impegno umano e cristiano, un impegno per tutti. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.